magicamente. Studio 5 del centro TV della RAI a Via Teulada a Roma. Una troupe di primissima sta riprendendo Raffaella Carrà mentre è in onda nella sua trasmissione di mezzogiorno. È lei, Raffaella, il primo ospite di Vecchio Ciak. A 16 anni è stata allieva del centro sperimentale di cinematografia. L'aspirante attrice Raffaella Pelloni, ironia di una sorte per lei felice, fece il suo provino d'esame di fronte a Luigi Comencini proprio improvvisando una telefonata. 119 prima, Pellone. Pronto? Mi dà Tina, per favore? Sì, grazie. Veramente sono curiosa di rivederlo perché... perché è buffissimo, i capelli tutti... È veramente un ricordo comunque che mi dà molta tenerezza perché sono stati 2 anni bellissimi. Pronto, Tina? Sai, sono tornata adesso dal centro. Come? Gli esami? Sono andati abbastanza bene. Ti dispiace? Ah, no, sei contenta. Sì, scusa. Avevo capito che ti dispiaceva, sai. No, sono stata promossa. Che cosa mi ha fatto il centro sperimentale? Ripeto, a parte l'informazione, la cultura che mi ha dato e la professionalità, mi ha insegnato a essere ironica ancora di più e pronta evidentemente alle critiche positive e negative. Quindi mi ha dato un rafforzamento del mio carattere, senza dubbio. Sì, e ho anche la borsa di studio. Come? La tua commissione era più importante della mia? L'anno scorso? Ma scusa, cosa ne sai? Ah, sì. Capisco. Sì. Da quella telefonata un po' impacciata sono passati 25 anni. Era infatti l'anno accademico 1958-59. Il pronto Pelloni di allora è diventato il celebre pronto Raffaella di oggi e la protagonista di quel provino una popolare showgirl.